Amici di Weekend Dance, Teatro Mediterraneo, mostra d'oltremare, finalissima ragazza Weekend Dance, ottava edizione, e contestualmente saranno consegnati i premi Napoli Weekend, la Napoli che vale, realizzati dallo scultore Lello Esposito. Comodo in poltrona e guardate lo spettacolo. Anche quest'anno la presenza del dottor Raffaele Pagano per noi è sempre un onore. Scuola di formazione professionale Assofram a Napoli e Casoria. Siamo arrivati all'epilogo per l'ottava edizione di Ragazza Weekend Dance. E noi ci siamo, perché quando tu ci chiami lo sai, Dino, che siamo sempre ben contenti. E poi è un bel momento per le nostre allievi. Abbiamo appena finito di fare un po' di foto con le ragazze che hanno truccato le tue modelle, quindi delle allievi che hanno fatto un bel percorso di formazione area trucco. Quindi quale momento migliore per poter condividere un'esperienza sul campo come la tua manifestazione, che riscuote veramente un grandissimo successo. Assofram, questo punto di riferimento per i giovani e non solo, con la scuola di formazione. Beh, con tanti corsi, noi basta consultare un po' il nostro sito www.assofram.it, con le due sedi di Napoli e Casoria, per poter veramente scoprire tante opportunità per i tanti giovani che vogliono collocarsi e trovare un giusto corso che li guidi nella scelta giusta per la propria vita futura. È tradizione nella finale di Ragazze Weekend Dance avere con noi Villa Diamante, avere questa grande realtà napoletana posizionata su via Manzoni, insomma mozzafiato il panorama. Ma intanto salutiamo Carmine, e con noi c'è lo chef che ha preparato delle cose bellissime stasera. Salve, buonasera, il nostro piacere è quello di partecipare sempre a un evento particolare come questo, ed è un enorme piacere. Stasera abbiamo preparato delle delizie per questa magnifica serata organizzata da Dino Piacenti Weekend Dance, una serata particolare. Abbiamo fatto dei finger food, tra i quali ci sono un bonbon di gambero rosso farcito con ricotta limanata su una crema di pistacchio, poi abbiamo una tagliatella di pasta fritta con colui di pomodoro, salsa parmigiana e granella di olive nere, e tante altre delizie ancora da far degustare ai nostri ospiti di stasera. Finalissima Ragazza Weekend Dance, Teatro Mediterraneo, e in occasione saranno consegnati i premi Napoli Weekend, la Napoli che vale artisticamente, premio realizzato dal grande scultore Lello Esposito, e quest'anno è a Enzo Avitabile, anche a Maria Nazionale, questo bel riconoscimento. È straordinario, perché Lello è uno che, diciamo, è un artista che da anni, no, si muove nella tradizione e nell'innovazione. È un onore comunque per me, credo pure per Maria, raccogliere dei riconoscimenti, perché è comunque una sorta di manifestazione di affetto, di stima, che io contraccambio veramente con tutto il cuore con la mia città. La stella guardo mondo e dentro mondo si perde, e che tempesti notte mare di vento, e la confonde pan arrugginisce cannone nevero deserto e sabbiro vesù. Male, male, rinda stu fritta che fa, o vienta che bene, o vienta che va. Male, male, sotto lo cielo azzurro, o vienta per sé. La rovigna è San Colò, e la rovigna è San Colò, lo lugar che rovigna è San Colò, dove ti va a finire. La rovigna è San Colò, e la rovigna è San Colò, tu niña, 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 tu niña
sempre bello ricevere un premio nella propria città. È sempre bello ricevere un premio, soprattutto quando c'è l'arte. Insomma, il fatto di esprimersi per noi vale tantissimo. Poi Napoli continua ad eruttare arte e di questo ne siamo contenti. Insomma, non è finito tutto quanto, la stavamo poco prima parlando di canzoni, di modi, no? Questo lavoro negli ultimi tempi cambia tantissimo, per cui devi stare continuamente dietro, per cui Spotify, tutte queste cose. Qui il disco fisico tra poco non esisterà più, ma comunque noi siamo dietro a tutto quanto, non demordiamo. Ormai c'è questo binomio indissolubile. Beh, tu lo meriti, poi sono occasioni particolari, occasioni in cui la bellezza, le cose belle di questa regione vengono valorizzate. E noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di una campagna che porti finalmente gioia, soddisfazione, lavoro che riesce, opportunità che si realizzano, bellezza. Insomma, una cosa positiva in una regione che ha bisogno innanzitutto di questo. Tu sei interprete del bello di questa terra. Leonardo Massa, grazie della tua presenza, perché ci dai una spinta, sei positivo e trasmetti positività anche a noi. Grazie a te e grazie a questa manifestazione che dopo 8 anni ormai accompagna MSC nella sua crescita e nei suoi successi, quindi a questo punto posso dire un legame che mi auguro indissolubile negli anni a venire, che ha portato bene a MSC e ovviamente a Weekend Dance. Quest'inverno crociere ai Caraibi, agli Emirati Arabi, nel Mediterraneo, ma più di tutti un 2019 straordinario in cui arriveranno ben 2 nuove unità in MSC Crociere ed entrambi saranno a Napoli, e posso già annunciare che una delle edizioni di Weekend Dance sarà a bordo di MSC Bellissima. Quindi 2019, una tappa del concorso Ragazza Weekend Dance a bordo della nuovissima nave MSC. Vi aspettiamo a bordo e continuate a seguirci con Weekend Dance. With a knife, I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Bellezza, bellezza, e insomma, Nausica, tutto torna, no? Emozione, innanzitutto emozione. Sì, Nausica, tutto torna, bellezza con bellezza. Sono titolare di un istituto di bellezza che si chiama appunto Nausica. Ci troviamo in via Onofrio Fragnito 49 al Vomero Alto e vi aspettiamo in tanti. Questa sera sei emozionatissima anche perché il posto merita, Teatro Mediterraneo, Mostra Oltremare, 24 bellissime, e poi vediamo, scopriamo chi vincerà stasera. Infatti è tutto da scoprire, tra l'altro sono le 24 bellissime perché sono quelle che sono state scelte, no? Durante tutto il percorso itinerante. Per cui sarà difficile giudicare e scegliere la ragazza Weekend Dance. Nausica! Segnate rubrica, perché Nausica è anche vostra amica. Andrea Bordo. La sua mansione in Birent qual è? Direttore operativo. Insomma, salutiamo il presidentissimo Vincenzo Brasiello che ci starà guardando in questo momento. Una grande crescita per Birent. Una grandissima crescita pilotata direttamente da lui, il grande Enzo Brasiello davanti. Il grande capitano. Il nostro grande capitano che tu conosci benissimo, il quale ci sta portando a una fortissima crescita in pochissimo tempo. Prossima apertura della nuova stazione di noleggio che ci sarà a Bari stazione, Firenze aeroporto, poi Firenze stazione, poi Catania aeroporto e Cagliari aeroporto. Una squadra fortissima capitanata da un grande guerriero come Vincenzo Brasiello. E allora viva Birent, viva sempre. Birent, sempre. Sempre. Come on, teach me how to dance. Slow down.
DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Questa sera premio Napoli Weekend realizzato dall'Esposito naturalmente per l'arte di Napoli, quella vera, quella bella, quella che fate voi. Sì, ci proviamo. Io rappresento quella che viene denominata la nuova generazione, quindi insomma per un fatto di età. Sì. Raccolgo l'eredità di altri artisti che ti vedevo intervistare poc'anzi, quindi l'importante è che certe cose non muoiano mai, perché siamo adesso non voglio cominciare la predica, perché ma ho detto che sono giovane, poi faccio il pesante, però insomma andiamo incontro a tempi dove sembra ormai tutto virtuale, tutto lontano dalla realtà, e invece il compito di noi artisti deve essere anche quello di avvicinare le persone, comunicare, trasmettere emozioni vere, reali. Il teatro in questo, visto che sono reduce da questa esperienza, è forse l'emblema di tutto ciò, no? Il contatto tra l'artista e il pubblico dal vivo è qualcosa di meraviglioso, quindi spero che noi artisti, attraverso la risata, attraverso la musica, insomma la danza, smettete, possiamo continuare ancora per molto a trasmettere cose vere, emozioni vere e vita. Quando canta, prima di cominciare con le parole della canzone, sta a mezz'ora. Cioè quando scrive le canzoni, si mette a telefono in linea erotica il regista. No, giuro che il suo sistema è questo, lo giuro. Ogni cantautore ha i suoi sistemi per scrivere le canzoni, quello di Zero Ferro è questo. La scena è la seguente, cioè lui al telefono, un registratore nell'angolo, lui è lì, compone il numero. Lui quando canta è una cosa che lui ci porta dietro dai suoi esordi. Lui, dovete sapere, il primo concerto l'ha fatto d'estate a Varcaturo con la febbre a 39, quindi un po' delirante. Voi sapete bene che a Varcaturo d'estate, voglio dire, il zanzare, no, si è, quindi lui quando gli è rimasto questo trauma, lui praticamente cominciò a cantare. La scena fu la seguente. Questo continuamente ci fa di zanzare. Passano per il cuore. Donatella Chiodo, fantastica. Fantastico essere qui, e voglio dire, se non venivi qui alla seconda edizione di nuovo, voglio dire, alla finale. Ma anche l'anno prossimo ci torno, se ti fa piacere. Ma per forza, è una cosa bella. E permetti, voglio dire una cosa, in questi periodi ultimamente si sente parlare di tantissime cose negative, anche sulle donne. E invece è bello che stasera si parli di bellezza e di donne belle che provano a fare un percorso, qualunque esso sia. Quindi secondo me comunque è un bel messaggio, specialmente in questo periodo. E se questo ce lo dice la presidente della Mostra Oltremare, noi siamo ancora più felici. Vabbè, io sono felice perché si può iniziare, ogni momento deve essere buono per parlare di queste cose, specialmente quando si fa cose con le donne. Siamo fieri e orgogliosi di avere un assessore bella come te alle politiche giovanili a Napoli, Alessandra Clemente, benvenuto a bordo. Grazie, viva le donne in politica. Viva le donne in politica. Siamo qui al Teatro Mediterraneo, ottava edizione, il nostro concorso, grazie per la tua presenza questa sera. Grazie a te Dino per essere qui e a tutto il team di Ragazza Weekend Dance, che è un made in Naples, è un prodotto del nostro territorio, è un'eccellenza ed è un modo meraviglioso per mettere il tema della bellezza e di tutto il mondo che c'è
dietro, di professionalità dietro a questo settore in luce. Lo illuminiamo e lo facciamo in una perla della città di Napoli che è la mostra d'oltremare. Vogliamo dare un ricordo gratuito a tutte le persone che sono qui stasera grazie a Selfie Events, una persona di Luigi Ferraro. Sì, salve, buonasera a tutti, sono Luigi, proprietario della Selfie Event. Che è una figata, diciamo, È una cosa molto innovativa, è uno specchio interattivo che permette di potersi fare un selfie e avere la foto all'istante in alta qualità. Puoi anche filmarla la foto, puoi anche... Possiamo filmarla, possiamo personalizzarla con delle frasi, con degli spot, con qualsiasi cosa, con delle grafiche, è veramente un prodotto innovativo. Allora, a chi ci rivolgiamo? Se qualcuno avesse bisogno, ma dov'è Selfie Events? Che cosa mi può dare? Che cosa mi può offrire? Selfie Events si rivolge principalmente al mondo del wedding e degli eventi in generale. Ci potete trovare, se volete guardare un po' di cose come sono strutturate le nostre macchine, sulla pagina Facebook Selfie Event Napoli. La presenza di Pezzullo, di Francesco, benvenuto a bordo. Grazie Dino e grazie ancora di tutta questa... Bella avventura, ti sei divertito. Dai. Sì, esatto. Questa volta non voglio parlare, non voglio fare pubblicità, voglio solamente ringraziarti pubblicamente per tutto quello che hai fatto, perché questa manifestazione è stata bellissima. Guarda, quando ci sono anche delle persone, degli imprenditori come te, ed è importante anche la figura e la presenza degli imprenditori a rendere una cosa ancora più bella. Sì, noi diamo un piccolo aiuto, però... Sei tu il capo. Ricordiamo l'azienda Pezzullo, dove è ubicata? Allora, l'azienda Pezzullo è ubicata a Frattamaggiore, via Catullo, telefono 081 834 3080, sito internet www.biscottificiopezzullo.com. Viva Clima official sponsor nella persona bella di Jessica Moccia, benvenuta. Ciao Dino e ciao a tutti. Siamo all'epilogo di questo grande percorso che abbiamo fatto insieme dal mese di maggio fino ad ottobre. Sì, e devo dire che è stato un bellissimo percorso come tutti gli anni, ma soprattutto quest'anno abbiamo toccato tappe più interessanti e sempre fantastiche. Ci prepariamo per la nona edizione, il 2019 allora, no? Assolutamente sì, Vima Clima ormai è sempre presente. Assolutamente, assolutamente. Vogliamo ricordare l'azienda dove è ubicata? A Marano di Napoli, che è proprio la nostra sede centrale, Salerno e Vomero. E prossimamente con le immagini andremo nei punti vendita di Vima Clima a documentare tutto quello che offre questa grande azienda. Certo, noi ti aspettiamo e vedremo insieme non soltanto quelle che sono le nostre sedi, ma anche quelle che sono tutte le nostre novità dell'anno che sta per finire, del nuovo anno. Viva! Vima Clima! Prezioso casa, come vedete non è il presidente Gaetano Ambrosca, ma è degnamente sostituito da Marco Critelli, che è il testimone, l'uomo immagine di Prezioso Casa. Ecco, non so se sono degnamente il sostituto, questo non lo so, ma lo salutiamo il presidente Gaetano Ambrosca. Salutiamo e lo ringraziamo per questo onore che mi ha dato di essere, diciamo, il rappresentante di Prezioso Casa, ma sono veramente felicissimo di rappresentare Prezioso Casa, il marchio, tutti i dipendenti che sono fantastici, ma soprattutto questa azienda meravigliosa. Stasera tu darai un premio importante alla vincitrice di Ragazza Weekend Dance, una privilege card. Mi tocca il privilegio di dare la privilege card. Questo è un bel premio. Mi tocca, ma lo faccio con gran piacere. Guarda, uno sconto di 2000 euro per l'acquisto di un arredamento completo. E non è poco. Hai detto niente. No, non è poco assolutamente, anzi è tantissimo. Quindi sono curiosissimo di sapere chi sarà. Facciamo un passo indietro. È metaforico. Dico, facciamo un passo indietro. Iniziamo. Per una volta mi piacerebbe essere presentato per primo. Ma perché ti presento io? Però nascondi, faccio una finta sorpresa. Dove mi metto? Metto la rete esclusiva. Allora, fatti il seggio, piacere. Un attimo solo, 5 minuti di seggio e ci avviciniamo. Questo seggio qua? Questo seggio qua? La mascata? Ma questo seggio lo tieni? Ma Francesco! Ma tu però lo tieni? Ah! Ma fai il seggio qua? Ma voi mi stai chiamando seggio, non so c'è. Ma siamo famissimo, mi hai detto c'è da qui! No, ma c'ho ragione, hai detto c'è, non mi chiamo seggio, sono vestito pure in nero. Un seggio no. Adesso... Siamo scherzati, siamo fra una grandissima.
Allora, mamma mia, che sto combinando! Facciamo presto! No, la storia è brava! Ecco qua, tutto per voi, direttamente dal Circo Togni Napoli. Dentro al circo. Oh, Capuccione, prendi la stanza! Insieme! Dai! Un applauso a Francesco, dopo la donna cannone, l'uomo che risponde. È il trio per eccellenza, guardate, 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 siamo è qualcosa noi, siamo di, noi. Guardate, sono i titolo, voi il titolo che siete voi. Sì, vabbè, bisogna ancora dirlo, le persone lo sanno, chi ci conosce lo sa, chi siamo realmente, siamo veramente dei guitti rubati all'agricoltura e tra l'altro stanno anche litigando al di là della telecamera per un saluto non fatto. Diciamo le vostre signore, ma non diciamo con chi stanno litigando. Con chi stanno litigando? Quest'anno ritiriamo il premio disoccupati dell'anno, i titoli voi! Titoli voi! Lello! Allo, allo, buonasera! Scarpa d'oro! Scarpa d'oro! Quest'anno! Ronaldo! Grazie, gentilissimo, per questo premio sono veramente onorato, questo anche a significare che ogni bella scarpa diventa... Scarpone! E insomma, i titoli voi! Sì, i titoli voi, premio disoccupazione dell'anno... Ringraziamo l'Inps veramente che ci ha fatto questo regalo. Noi siamo iscritti all'Empals. Empals per lo spettacolo, è vero. Sì, ma è vita minima. Io ci siamo a massimo, però quello vabbè, è modesto. Speriamo per la piastra minima. Quanti anni insieme? Dal 95? Beh, dal 95. Bravo. Dal... Premio Napoli Weekend di Lello Esposito ai titoli. Voi. Titoli. Voi. Voi. Beh, grazie. Grazie a Esposito. Tu un po' mio parente perché vabbè, stare qui a raccontare. Come dice lui. Another buggy day. I'm looking for a light. And my only prayer is working tonight. I can't get myself out of bed. Hear these voices in my head like a song. Michele, buonasera. Buonasera, Dino. Dico sempre che tu ci hai sempre portato fortuna e noi con te ci saremo sempre. Veramente, guarda, veramente la nostra azienda da quando abbiamo conosciuto abbiamo avuto veramente dei successi eccezionali. Voi ci avete seguito in questo tour itinerante con tappe bellissime, chiaramente con il campionario, con i colori, con i vestiti di Ache, che è qualcosa di straordinario per chi ama vestire leggeri e vestire bene. Certo, certo, infatti abbiamo qui mia sorella che lei cura l'ufficio stile, ci sono ben 20 ragazze guidate da mia sorella ed è questo che fa forza proprio al nostro marchio, perché è curato da chi è proprio il proprietario del marchio ed è diverso, quindi noi ci teniamo soprattutto non solo a questo ma anche al rapporto qualità-prezzo, perché noi diciamo che siamo uno dei pochi marchi dove il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Infatti vi invito sempre a visitare il nostro sito www.ache.it perché lì potete capire e combinare gli stili migliori per far sì che voi siate la donna che. Ma quante ore al giorno lavori per dare sempre qualche novità importante a tutti? Diciamo che la mente non smette mai di lavorare, perché a volte sogno anche i capi, i progetti, perché per me Ache come gli altri brand sono, fanno la parte della tua vita, del tuo mondo, esatto. Mondo, quindi non smetto mai di lavorare. Però dalla mattina alla sera comunque siamo lì in azienda costantemente, poi giriamo il mondo per cercare sempre le novità e per far sì di far contento il pubblico, le ragazze, le persone che seguono Ache e che vestono Ache. Ache? La moda che fa per te. Harder, I'll meet you there at the altar as I fall down.
eccolo qua, il nostro Ciro Caffarelli, che rappresenta l'azienda Euronics Gruppo Caffarelli. Benvenuto alla finalissima Ragazza Weekend Dance. Grazie mille Dino, siamo veramente felici di essere qui alla finale ad appoggiarti oramai da anni, io direi un sodalizio che dura da molto, quindi auspichiamo appunto di perdurare nel tempo. Assolutamente, chiaramente la vostra presenza è importante, un brand da tanti anni che esiste, dove c'è qualità, serietà, professionalità su tantissime referenze. Sì, come abbiamo ripetuto più volte, fondamentalmente affidarsi a Euronics Stufano è sinonimo appunto di garanzia anche post acquisto. Siamo presenti in vari territori appunto del sud Italia, come Campania, Lazio e Calabria, quindi fondamentalmente su tre regioni, e la sede storica però è lì a Casoria, dove vi aspettiamo in tanti, oltre agli altri megastore, diciamo. Omaggeremo la vincitrice di un TV LED 40 pollici full HD marcato Sharp. Lo stilista Luigi Oletta lo abbiamo in giuria in veste di Imperio Couture, o meglio, io in veste di Imperio Couture, dopo vedrete, e lui in veste di giurato. Assolutamente, buonasera a tutti, ho visto tanta bellezza in giro, quindi Dino, tu ogni anno ti superi sempre, quest'anno sarà una bella competizione perché veramente ho visto tanta bellezza. In giuria sarà un compito per me comunque appropriato a quello che è la mia professione, sicuramente esprimerò il giudizio, quello là più valido, più giusto e soprattutto più professionale. Sulle gutte rimane sempre sulle gutte, non voglio niente, voglio a te, e non basta né parola. A strigno forte chi sto cuore, amore. Quanti foto basta tu? Tu sei sola, rete nuvola. Dalla profonda Calabria, anche quest'anno in giuria, il grande maestro orafo Gerardo Sacco, che ha creato una sua, scusa il bisticcio, creatura in gioiello per omaggiare la vincitrice di Ragazze Weekend Dance 2018. Beh, diciamo che non è della profonda Calabria stavolta, è come una specie di partita a tennis, no? Che sto, è un ping pong. Sto facendo un ping pong da una parte all'altra, perché sono stato inserito al Fashion Week a Milano, a Vicenza, nella Basilica Palladiana, una mostra tiare e gioielli del potere a Roma, alla Camera dei Deputati, dove c'è stato il premio America. Questa sera al Teatro Mediterraneo la tua creazione alla vincitrice del mio concorso. Abbiamo fatto proprio una scena mitologica con la dea Partenope, praticamente, quindi se qualcosa. E poi anche un ricordo che sia giusto, insomma, anche per le partecipanti. E ripeto, se non c'era di mezzo Dino Piacenti non riusciva a venire. Tu sei riuscito a farmi avere il dono dell'ubiquità, allora sei immenso, guarda. Viva l'arte in tutte le sue forme, Enzo. Viva Napoli, viva l'arte, viva la musica, viva la poesia, la danza, il gesto, e viva pure questa serata dedicata ai giovani, alla bellezza, alle donne, generazioni. Quindi secondo me è pure un momento importante per confermare che i giovani, credendo nei sogni e nelle probabilità, si creano anche nuove possibilità per il futuro, per la loro vita. Si chiama Dalia De Mante. Applauso, vai avanti.
Questa sera Erika Vanacore, ragazza Weekend Dance 2017, bellissima sempre. Grazie, buonasera a tutti, per me è un onore e un piacere essere qui. Divertita questa sera con tanti ospiti, tante belle ragazze? Sì, tantissimo. Si prova sempre la stessa emozione come l'hai provato tu l'anno scorso? Sì, no? Infatti è diverso essere lì ed essere invece dietro comunque le quinte al posto delle ragazze. Il più emozionante dal palco o dal pubblico? Più emozionante dal palco. E allora dal 2017 ci spostiamo al 2018, che si chiama? Dalila De Marco, da Giuliano, 18 anni. Ma hai visto quanti premi, anche come Erika l'anno scorso, quanti premi? Ah, tantissimi, crociera, televisione, di tutto e di più veramente, nessun concorso, tutti questi premi veramente. Nessun concorso, lo ricordo. Nessun concorso, sottolineo. Eccolo qua il patron Stefano Piacenti che ha lavorato tanto questa sera al backstage. Per la prima volta Stefano, dopo 8 anni, un ex aequo al rush finale, una bruna e una bionda. Sì, diciamo è stato un po' tosta per loro, credo, poi magari ce lo facciamo raccontare da lei, però per la prima volta è capitato un ex aequo al primo posto, quindi abbiamo chiesto proprio alla giuria, di fronte a tutti, di decidere. E hanno deciso per? Per me, la Mora! E lei, ciao Erika! Ciao a tutti! Dal Teatro Mediterraneo è tutto, ciao a tutti, alla prossima!